abbiamo anticipato un po' i tempi e avevamo deciso di presentare il tutto alla prima fiera internazionale, quella di ottobre di Rimini. Abbiamo voluto dare un messaggio di ottimismo, un messaggio di positività, proprio presentando il nuovo video, presentando il nuovo logo, presentando tutta la campagna mediatica che in questi mesi vedrà la Sicilia protagonista, non solo in Sicilia, appunto nella nostra terra, ma a livello nazionale e internazionale. Sì, abbiamo creato un fondo da 75 milioni che presenteremo la prossima settimana, che consentirà appunto agevolazioni per i turisti che vogliono venire in Sicilia, ma anche per i siciliani che si muoveranno all'interno della nostra isola, perché è importante sviluppare anche il turismo di prossimità su cui dobbiamo puntare molto nel 2020. L'assessore Messina, l'assessorato al turismo, pensa ai luoghi della Sicilia, pensa ai visitatori, pensa ai turisti che arriveranno. La Sicilia si conferma meta attrattiva, ma il brand Sicilia conferma la sua forza, la sua grandezza. Noi non vendiamo un prodotto, noi offriamo a tutti, agli italiani, ai visitatori che vengono da altri paesi europei, da altri paesi del mondo, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra bellezza, i luoghi della Sicilia, l'arte della Sicilia. È veramente questo lo spirito con cui incominciamo un'estate che chiaramente ha le difficoltà che tutti conosciamo dovute al Covid, ma che ci deve fare andare avanti, perché noi abbiamo veramente un grande compito di fare in modo che tutti ricordino la Sicilia non per la mafia, e per la tristezza che la mafia ha ingenerato in tutti noi negli anni, nei secoli, e la lotta alla mafia, il tributo di sangue che i siciliani hanno pagato, ne è la massima dimostrazione, ma che quando si va nel mondo e si parla di Sicilia, si parla di Sicilia per la Valle dei Templi, per il Teatro Antico di Taormina, per Selinunte, per Palermo, per Catania, per Messina, ecco, per Enna, per la Dea di Morgantina, la Sicilia è questo.